Mister, buongiorno. E come sono state queste due settimane di lavoro? Forse la sosta è arrivata nel momento peggiore, no? Perché insomma, dopo quella bella partita di Torino, soprattutto negli ultimi minuti, si pensava di poter proseguire. Arrivata questa sosta, come avete lavorato? Lunghi, giorni lunghi, e oltretutto giochiamo anche nel posticipo. Per certi versi è stato un po' uno svantaggio non riprendere subito, però per altri il fatto di aver recuperato alcuni giocatori è stato una cosa positiva, perché siamo usciti da Torino un po' acciaccati e quindi abbiamo avuto il tempo di recuperare la condizione di alcuni giocatori. La risposta di Torino, soprattutto quegli ultimi minuti, che indicazioni ti ha dato? Ti ha permesso di lavorare con maggiore serenità? Com'è stata? Una cosa che faccio fatica a capire, che si evidenziano solo gli ultimi minuti. Invece a me la partita è piaciuta sin dall'inizio, perché noi abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo avuto tre palle importanti fino a 20 minuti iniziali, tre occasioni importanti con Cerci, con Casares, con Merde, e in casa del Torino senza subire nulla, senza rischiare nulla, e poi abbiamo siamo andati nell'intervallo sotto di due gol in maniera meritata, concedendo qualcosa. Poi la bella reazione, quindi io la partita la valuto in generale positiva, tutti i 90 minuti, chiaramente la parte finale è stata molto più emozionante. Senti, quella con il Benevento la possiamo definire già la partita della vita, uno scontro fondamentale, come si può definire? Ma definitela almeno per quanto vi riguarda come volete, io continuo a dire che per me una partita vale tre punti. Tre punti, e i punti sono importanti, noi dobbiamo pensare a fare punti. E giochiamo in casa, e giochiamo contro una neopromossa, quindi una squadra che già abbiamo affrontato l'anno scorso. Tutto quello che ci gira intorno ha un valore, poi alla fine ci sono i tre punti in palio, per cui per me sono tre punti importanti. Ecco, ho sentito un po' questa pressione da risultato di dover vincere a tutti i costi questa sfida. Guardate, l'anno scorso, quando la prima volta ho fatto la conferenza stampa, no, avete l'obbligo di vincere. E io dicevo, no, la mia squadra deve avere la voglia di vincere. E continuo a dire, noi l'anno scorso dovevamo vincere, dovevamo andare in Serie A. E la squadra deve avere la voglia di andare in Serie A. Quest'anno deve avere la voglia di fare punti. Ora, arriviamo in un momento, chiaro, non abbiamo mai vinto, giochiamo in casa e può esserci intorno, continuo a dire, un'atmosfera differente. Ma la mia squadra deve avere la voglia di fare il risultato. Questo è diverso. Senti mister, perché davanti dall'inizio della stagione fino insomma all'ultima partita di Torino hai continuato a cambiare gli interpreti, a ruotare gli interpreti senza dare una continuità effettiva? Ma questo è vero, e devo dire che la verità è che anche dietro poche volte ho dato continuità, e non per scelta mia, tante volte perché tra infortuni, qualche squalifica, qualche situazione non chiara a livello di condizione, sono stato costretto a fare delle scelte e cambiando anche tante volte l'assetto. Davanti, è vero, anche davanti, perché Cerci l'abbiamo perso per un mese e quindi poi le squadre vanno rimodulate quando manca un elemento, cambia un elemento, cambia per me tutto l'assetto e quindi lo cambio di volta in volta. Fermo restando, non deve cambiare mai l'idea, l'atteggiamento di voler essere propositivi. Pazzini, come lo vedi? Più pronto, più determinato? Giocherà? Questo non ce lo dirai ovviamente. No, ma al di là di Pazzini, Pazzini è entrato in un momento e ha dato un grandissimo contributo e di questo sono felice. E uno può giocare 90 minuti e fare prestazioni sottotono, può giocare 20 minuti ed essere determinante. Per me, io chiedo a tutti i miei giocatori di essere determinanti e decisivi, che poi decisivi significa esserlo in 15 minuti, 10 minuti finali, un tempo, questo cambia, però alla fine la sostanza deve essere la stessa. Ti chiedo l'ultima cosa, te l'aspettavi onestamente così difficile quando è iniziata? Cosa, la Serie A? No, sì. Il campionato in generale, tutte queste difficoltà iniziali? Beh, chiaro, sinceramente speravo in un inizio diverso, questo è evidente, nessuno immagina. Sapevo di affrontare delle difficoltà, avremmo incontrato delle difficoltà. Il calendario in quel senso è stato ancora un ostacolo in più, però ormai l'abbiamo affrontato e l'abbiamo visto e dobbiamo essere pronti a risollevarci. Prego. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. A proposito di pause e di continuità, c'è qualche recupero importante da poter mettere, insomma,
fra i convocati che può aiutare proprio da questo punto di vista? Beh sì, sono quasi tutti, al di là della squalifica di Zugolini, non abbiamo nessuno fuori e chiaramente Ferrari, questo è il vero punto dolente, perché ce lo portiamo dietro da diverso tempo e la sua condizione viene sempre meno. Poi alla fine la rosa è quasi al completo, a parte qualche acciacco, però sono tutti, anche Casares è tornato in buone condizioni dalla nazionale. Statistica alla mano, gol fatti, gol subiti, anche Benevento non se la passa benissimo, è uno scontro diretto da tanti punti di vista, è importante provare a spese possibilmente del Benevento a ribaltare un po' queste statistiche. Beh, se uno sente la comunica, quello che succede a Benevento dicono la stessa cosa, e dice adesso bisogna vincere a Verona perché inizia il nostro campionato, tutti, mi sembra più o meno ognuno fa, è il gioco delle parti, ognuno dice le stesse cose. Io ho visto invece il Benevento una squadra viva, una squadra in salute, e noi per fare risultato dobbiamo fare una prestazione ancora più forte, più decisa e più determinata rispetto a quello che abbiamo fatto a Torino per poter avere la meglio di una squadra che ha, ripeto, una squadra viva e viene da una sconfitta con l'Inter, e i numeri contano fino a un certo punto, a me non interessano le statistiche di quello che hanno fatto loro e di quello che abbiamo fatto noi, perché tutti dicevano beh, non abbiamo mai fatto gol e solo su azione, poi abbiamo fatto, insomma, a Torino abbiamo avuto la possibilità di farne molti di più e abbiamo segnato due volte. Anche in questo caso, anzi forse ancora di più, conterà quello che diceva lei, la motivazione sui 90 minuti, perché poi l'episodio che ti porta a pareggiare col Torino è può essere un episodio, però poi è tutto quanto quello che spinge sotto col Benevento. Da questo punto di vista ci vuole una continuità assoluta di rendimento mentale, prima forse ancora che fisico. Beh, io sì, infatti la partita di Torino deve dare delle indicazioni giuste a tutta la squadra, al gruppo, perché abbiamo avuto la voglia, la forza di stare lì, di continuare, di insistere e la voglia di raggiungere il risultato. Alla fine la differenza la farà proprio questa, e anche lunedì sera la differenza la farà questa. Chi avrà più voglia di raggiungere il risultato e più determinazione per farlo. Noi a Torino siamo stati premiati. Ciao, buongiorno. Buondì. Parlando di Benevento, secondo me uno dei più bei tuoi Verona è stato il Verona di Benevento l'anno scorso, una partita compromessa dalla espulsione, se non sbaglio, al sesto minuto di Caracciolo, però dal punto di vista di gioco e agonismo uno dei più bei Verona, rimarco, di Fabio Pecchia. Sì, è stata la partita, continuo a dire, ho detto anche ai ragazzi questa mattina che la partita più bella della nostra stagione è stata proprio, credo, quella di Benevento. Giocare in 9, in 10 dal 6 minuti, insomma, da qualche minuto e non subire, non dare la sensazione assoluta di giocare in inferiorità numerica, e quello ha lasciato un grande rammarico, un grande dispiacere perché non aver portato a casa. E anche la partita di ritorno è stata una partita molto bella, molto vibrante, con due squadre che volevano giocare per vincere e è uscito un pareggio, ma ormai quello che è stato. Mi auguro di vedere il mio Verona ancora più bello, più forte rispetto a quello visto l'anno scorso. Il tuo Verona, quello di Torino, dal punto di vista agonistico, è stato il più bel Verona di questo avvio di campionato. Se adesso riusciamo ad abbinarci anche magari un po' più di concretezza sotto porta, riusciresti proprio a coronare al meglio la tua opera, diciamo così. Sì, poi alla fine, lo dicevo, per vincere le partite bisogna fare gol, bisogna metterla dentro, e chiaro, più crei, più hai la possibilità di fare gol. Noi abbiamo creato tanto, abbiamo sciupato molto, ma voglio ancora questa convinzione, questa voglia di andare a ricercare la via del gol, che sia dell'attaccante o delle mezzali che arrivano, dei terzini, non importa, ma voglio questa voglia, questa ferocia così agonistica di agonismo vero di andare a ricercare il gol, perché per vincere bisogna fare gol. Andiamo un attimo sui singoli. Fares è stato impiegato con la sua nazionale, tra l'altro all'esordio, un esordio purtroppo come risultato sfortunato per lui, però tu come la società date molto affidamento al ragazzo, puntate molto su Momo. Ti chiedo, è giusto confermarlo come terzino sinistro? Beh, io credo che Momo, al di là dell'episodio in nazionale, che merito, deve essere un manto anche per il club, perché è un giocatore
può essere un patrimonio importante, è in forte crescita, e bisogna dargli continuità, ma già quest'anno ha giocato quasi sempre pur cambiando ruolo, e perché è una crescita continua sia negli allenamenti che nell'atteggiamento, quindi io credo che Fares sicuramente sarà della gara e può continuare a fare quel ruolo. E Alessio Cerci a Torino, insomma, era la sua partita, la sentiva in maniera particolare e si è visto in campo a fasi alterne, perché ha alternato buone giocate, ha giocato insomma non da Alessio Cerci. A che punto è la sua condizione, io dico psicofisica, perché è più che altro una questione anche mentale, deve scattargli qualcosa in testa ad Alessio per tornare quello che abbiamo ammirato proprio con la maglia granata? Beh, io sono contento, soddisfatto del suo atteggiamento, della sua crescita, è chiaro che ha bisogno del tempo e questo, il suo percorso è stato sempre interrotto, ci sono stati sempre degli intoppi e questo ha rallentato la sua crescita, è evidente, però visto il suo atteggiamento a Torino, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui alcune situazioni non erano chiare, ho visto un grandissimo atteggiamento da parte di Alessio, quindi su questo deve essere la base e sono strafelice. Poi le qualità, le giocate di Alessio sono convinto che arriveranno e permetteranno al Verona di fare la differenza. Mancherà tanto in mezzo al campo Zuculini, perché insomma è in continua crescita. Più Fossati o Buchel, o ci stai ancora pensando? Sono contento di entrambi perché sono in buone condizioni. Anche Marcel, al di là del qualche situazione così di febbre in questi giorni, però ha fatto una buona prestazione in nazionale, quindi ha messo comunque 90 minuti nelle gambe, ma anche Di Marco, quindi credo alla fine chi scenderà in campo sono convinto farà una grandissima prestazione. Cambierà poco, hanno caratteristiche diverse, però al fine l'equilibrio sono in grado di darlo entrambi. Ultima battuta per me, mister: Pazzini e Ken secondo te si possono compensare viste le rispettive caratteristiche? Ma io credo di sì. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Allora, solo per chiederti dei giocatori certificati di Serie A, no? Senza sminuire nessuno, penso ai Caceres, ai Pazzini, ai Cerci, agli Ertò, come stanno loro e quanto ancora gli devi chiedere per arrivare a quello che effettivamente vuoi da loro, perché ti trainino, perché possano chiaramente darti tutto quello che vuoi di questa stagione? Sì, è vero, sono i giocatori che hanno più esperienza, più vissuto e devono essere dei riferimenti. Chi per un verso e chi per l'altro hanno avuto comunque la loro condizione è stata mai al massimo, perché per dirne Martin comunque viene da una stagione così e ha fatto una specie di ritiro con noi una settimana e poi l'abbiamo buttato subito nella mischia, non è semplice trovare le condizioni. Loro devono crescere, ma tutta la squadra deve crescere. Io credo che è vero i vecchi, se vogliamo definirli così, ma anche i giovani. Quindi deve essere una crescita di tutt'uno, di una squadra che aumenti l'autostima, l'entusiasmo e che si rafforzi anche nella convinzione di poter ripetere prestazioni come quelle di Torino. Io mi ricordo una frase bellissima di Rafa Benitez, ma non perché adesso ho di fronte chi conosce discretamente Benitez. Lui una volta, dopo il primo anno di Liverpool, non mi ricordo, disse a un certo punto: noi lavoriamo con lo staff 20 ore al giorno, adesso però abbiamo bisogno di qualcosa, abbiamo bisogno di materiale tecnico, perché sono più di 20 ore al giorno, non si può lavorare. Ti chiedo se nel lavorare le famose 20 ore al giorno, che sono tutti discosti di molto da quelle 20 ore, se senza voler nulla chiedere al mercato fuori tempo, ma se andando così a scavare, a estrarre dalle tue risorse, se pensi che qualcosa ti potrà mancare nel corso del cammino, anche quando avrai i giocatori all'optimum del proprio rendimento. No, io invece proprio questa prospettiva la tolgo, perché le mie energie le devo indirizzare su quello che è il mio gruppo e tirare il meglio, il massimo da ognuno di loro, perché sono energie che inutili, prima di tutto perché è un mercato chiuso e quindi e non posso pensare a quello che potrà essere, quello che sarà. No, invece il mio obiettivo è quello di creare, tirare il meglio, il massimo da tutti i miei giocatori, il potenziale di ognuno di loro deve rendere al massimo. Questa è la mia sfida, il mio impegno, quindi le mie 20 ore, diciamo 19, dai. Le mie 19 ore sono indirizzate su quelle di tirare il meglio dai ragazzi.
su quell'altro tipo di prospettiva faccio fatica adesso a inquadrarla. Non è, la mia non è una domanda di mercato, non volevo andare nel Chiaro, mercato, volevo no, neanche, capire. sì, non volevo parlare, Tutti quanti indirizzarla sul forse hanno discorso del bisogno di. mercato, perché tutte le squadre, tutti gli allenatori, tutti, parlo, ma manca qualcosa, manca, però poi alla fine il vero lavoro è quello, credo, dell'allenatore, che la squadra, quella che ha a disposizione, renda al massimo. E io devo tirarla al massimo, anzi, oltre il massimo. La fascia di prezzo, fra virgolette, cioè il range entro cui può stare il Verona, considerato che insomma le altre, c'è una prima fascia che va per conto suo, mi viene da dire anche una seconda fascia che rischia di andare per conto suo. La linea di demarcazione, fermo restando che te la puoi giocare con tutti, chiaramente come ha detto anche Torino, è più ampia e più stretta rispetto a quello che pensavi sulla carta, perché poi le prime 7 giornate possono essere anche un indicatore da questo punto di Sì, vista. beh, al di là della prima fascia, che è evidente che è un campionato a parte, la seconda è per esperienza, per vissuto. Sulla terza fascia questo dipenderà da come è il corso della stagione, come la crescita della mia squadra, e quello lo vedremo, lo scopriremo. Giornata dopo giornata, chiaro, c'è l'ambizione di voler fare un bel campionato da parte nostra, e troppo presto in questo momento si pensa alla salvezza minima, quello di stare al quart'ultimo posto, però lì in quella fetta di squadre ci entrano un po' tutti. La differenza la farà, a mio avviso, l'unità di intenti tra società e staff tecnico, l'idea di gioco, compattezza, entusiasmo, tutto questo che ti permetterà poi di affrontare il campionato e può diventare un moltiplicatore del proprio potenziale. Tutto qua. Siete due squadre, Verona e Benevento, anche piuttosto baldanzose, insomma anche un po' sfacciate, siete state in Serie B. Questa sfacciataggine di fondo si rischia di perdere quando vai a misurarti con la Serie A. È difficile mantenere se stessi anche quando non vai più a giocare in campi di B e con avversari soprattutto di B. C'è questo rischio, non dico di snaturarsi, ma un po' di annacquarsi, considerato che devi rispettare ovviamente chi hai di fronte e non sono quelli di squadre di Serie B. Beh, chiaramente qui non si tratta di snaturarsi, ma bisogna, secondo me bisogna adeguarsi a quello che uno ha di fronte. È chiaro che l'idea, la volontà, la voglia, da parte mia, poi non lo so, da parte dei Baroni, ma comunque da parte mia è quella di comunque di continuare a dare un'identità e una voglia, e di voler essere almeno per alcuni tratti protagonisti di quello che si fa in campo. È chiaro che farlo l'anno scorso aveva un senso, aveva un valore diverso, e quest'anno uno si deve adeguare senza perdere, a mio avviso, no, senza snaturarsi. Mi devo adeguare al campionato, ci dobbiamo adeguare agli avversari, però l'identità e la voglia di fare delle cose deve rimanere tale. Visto questo adeguamento, è chiaro che poi è l'avversario che ti porta sulla strada che vuole lui perché ha più qualità, spesso e volentieri. Se la fase di rimpossesso, se la fase alternativa, no? Quella che comunque ti devi, così, per cui ti devi forgiare, ti sta dando le risposte che ti aspettavi. Io, sì, sono contento di questo, perché noi abbiamo fatto molto bene, pur subendo diverse situazioni. La vera forza, la vera differenza, perché fare la fase di non possesso tante volte sei costretto dall'avversario, è quello che, dove bisogna crescere, avere la voglia, la forza e anche il coraggio giusto di voler fare la fase di possesso, creare difficoltà anche con alcune squadre. Quindi, secondo me, il vero passaggio bisogna farlo nell'altro senso, paradossalmente, perché fare la fase di non possesso, la fase difensiva, tante volte sei costretto e riesci a farlo, e io sono, di questo sono contento. Mentre dove bisogna crescere nella personalità, nella voglia di voler fare le nostre cose, creare superiorità, offendere, mettere comunque una squadra al di là dei valori nelle difficoltà, e di costringere a fare anche una squadra forte, a fare la fase di non possesso. Chiedo l'ultima, che è un po' da medico, se anche Artaud e Zaccagni li hai considerati come recuperati quando parlavi prima che hai quasi tutti, oppure se sono ancora in divenire. Ma sono piccoli acciacchi, chiaro, non ho avuto qualche difficoltà, niente di grave, però adesso, insomma, oggi hanno lavorato con il gruppo e quindi ce l'abbiamo. Posto? Sì. Parole molto importanti quelle del Presidente nei suoi confronti, perché insomma il numero uno dell'Hellas Verona ha detto Fabio Pecchia non si tocca, andiamo avanti con lui, e alla vigilia di una partita così importante, insomma, l'ennesimo attestato di stima nei tuoi confronti. Sono felice.
posto. Grazie a voi.